per poter introdurre il concetto di energia potenziale elettrostatica e poi di potenziale elettrostatico, bisogna prima ricordare che cos'è il lavoro di una forza. Innanzitutto bisogna ricordare che il lavoro lo fa una forza e non l'oggetto, l'oggetto lo subisce. Quindi il lavoro di una forza su un oggetto che si sposta di un certo tratto. Abbiamo quindi due vettori, la forza e lo spostamento. Abbiamo qua in questi disegni i tre casi che si possono presentare, quindi sono quelli di un lavoro positivo, un lavoro negativo, un lavoro nullo, detti anche lavoro motore, lavoro resistente, lavoro nullo. Il lavoro motore si ha quando la forza e lo spostamento formano un angolo acuto. In pratica la forza spinge l'oggetto più o meno dalla stessa parte in cui l'oggetto si sta spostando. Il lavoro resistente invece si ha quando l'angolo tra forza e spostamento è ottuso, quindi la forza ostacola lo spostamento dell'oggetto. Il terzo caso si ha quando l'angolo tra la forza e lo spostamento è di 90 gradi, l'angolo retto, quindi la forza è per così dire neutrale rispetto allo spostamento, cioè non aiuta né ostacola lo spostamento dell'oggetto. A prima vista queste tre situazioni possono sembrare strane, per esempio si potrebbe dire ma come mai se io applico una forza obliqua inclinata questo oggetto mi va orizzontale? Beh, l'esempio potrebbe essere un carretto tirato da un bambino attraverso una corda. L'oggetto va in direzione orizzontale, per esempio, in questo caso perché c'è anche il peso dell'oggetto che lo tiene attaccato a terra. Il lavoro resistente sembra ancora più strano perché ho un oggetto che va verso destra, malgrado la forza lo tiri a sinistra. Ma questo è l'esempio del cane al guinzaglio, questo in teoria dovrebbe essere un cane, sembra più un topo. Comunque qui abbiamo questo cane che tira verso destra e il padrone che con il guinzaglio cerca di ostacolarne il movimento. Infine la situazione del lavoro nullo è quella del cameriere che porta un vassoio, la forza che esercita il cameriere è verso l'alto per contrastare il peso del vassoio, ma il vassoio si sposta orizzontalmente mentre il cameriere cammina. Quindi noi possiamo dire al cameriere che lui si illude che sta lavorando perché in realtà sta facendo un lavoro nullo. Quindi andiamo pure a dirgli che non sta lavorando. Un altro esempio di lavoro nullo è quello che fa la forza di gravità del Sole sulla Terra mentre la Terra gira e orbita intorno al Sole. Infatti la Terra si muove istantaneamente sempre lungo la tangente all'orbita, alla circonferenza, e la forza di gravità del Sole invece è diretta verso il centro, verso il Sole. Quindi la forza di gravità è sempre perpendicolare allo spostamento istantaneo. L'angolo è un angolo retto e quindi il Sole non fa mai lavoro sulla Terra. La definizione di lavoro deve rendere il valore numerico del lavoro positivo con gli angoli acuti, negativo con gli angoli ottusi e zero con l'angolo retto. Quindi si capisce che nella definizione di lavoro ci deve essere il coseno dell'angolo. Infatti il lavoro è il prodotto scalare tra la forza e lo spostamento, quindi modulo della forza, modulo dello spostamento per il coseno dell'angolo compreso. Così abbiamo che con gli angoli acuti il lavoro viene motore, positivo, con l'angolo retto viene nullo, con gli angoli ottusi viene un lavoro resistente negativo. Naturalmente un lavoro molto grande si ha quando la forza e lo spostamento sono grandi. E in particolare il massimo lavoro motore si ha con l'angolo uguale a zero, quindi forza e spostamento perfettamente allineati e nello stesso verso, mentre invece il massimo lavoro negativo si ha con l'angolo di 180 gradi, forza e spostamento allineati ma in versi opposti. Questo è il massimo lavoro resistente. Qui c'è un altro esempio di lavoro, il lavoro che fa la forza di gravità su un sasso in volo. Tipico errore degli studenti, il lavoro che fa il sasso. Il sasso non fa nessun lavoro, il sasso subisce il lavoro della forza di gravità, è la forza che fa il lavoro sul sasso. Durante la salita del sasso, lo spostamento avviene verso l'alto, inclinato però tendenzialmente verso l'alto, la forza di gravità invece è sempre rivolta in basso, l'angolo è ottuso, quindi è un lavoro, la forza di gravità fa un lavoro resistente, per esempio fa meno 10 joule nella salita da A a C. Durante la discesa da C a E, invece, il sasso torna giù, anche la forza peso spinge verso il basso, quindi spostamento e forza sono essenzialmente dalla stessa parte, verso il basso, quindi il lavoro che fa la forza peso è positivo. Lavoro motore, per esempio, 10 joule. Si può dimostrare che tanto lavoro resistente fa la forza di gravità in salita, meno 10 joule, altrettanto più 10 joule fa di lavoro motore in discesa.
Infine, durante la fase di ritorno, immaginiamo che ci sia per esempio un cane che riporta la pallina al padrone, il lavoro durante la fase di ritorno è 0, 0 joule, perché lo spostamento avviene in orizzontale, mentre invece la forza di gravità è sempre rivolta, verticalmente verso il basso, quindi l'angolo è sempre un angolo retto tra la forza e lo spostamento.